Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti al Forum Monzani, questa imponente ma anche affascinante struttura che ci viene data, e per questo la ringraziamo, dalla Banca Popolare dell'Emilia-Romagna, che sostiene anche questo contenitore, il Forum Eventi, che consiste in una serie di incontri che portano a Modena i nomi più belli e più stimolanti della società, della cultura, dello spettacolo nazionale e internazionale. Queste persone vengono qui a portarci le loro idee, le loro suggestioni, a presentarci le loro opere e o molto spesso a presentarci i loro nuovi lavori, i loro nuovi libri, come nel caso di oggi, perché l'occasione che ci ha radunato così numerosi qui è appunto la pubblicazione di un libro che ho fra le mani, che si intitola Le donne erediteranno la terra. Noterete che il titolo non porta punti interrogativi e neanche esclamativi, quindi non è né una domanda né una rivendicazione perentoria, è un'affermazione all'indicativo futuro che, diciamo, sintetizza la tesi di base di questo testo, di questo libro, che è un libro nel quale appunto si spiega per quale motivo tale affermazione, che sulle prime, soprattutto ai maschietti come sottoscritto, potrebbe sembrare anche inverosimile o provocatoria, abbia, diciamo, dalla sua l'inerzia positiva. E questa tesi del fatto che saranno le donne ad ereditare e quindi a prendersi cura della nostra terra, del nostro mondo, è suffragata da tutta una serie di ragionamenti che sono il frutto anche di una attenta documentazione su, ad esempio, il tipo di rendimento che le donne hanno nelle università e sulla crescente femminilizzazione delle professioni ad alto contenuto di competenze, ad alto contenuto di tecnologia. Ma ad esempio una tesi che è suffragata dal fatto che le donne più influenti nell'ambito della politica europea degli ultimi anni, le persone più influenti sono state donne, Margaret Thatcher e poi Angela Merkel. Ma soprattutto questa tesi viene rafforzata, puntellata attraverso il richiamo a tante storie che fanno la bellezza di questo libro. Sono storie che sono tratte dai patrimoni più diversi, perché sono storie che attingono alla mitologia piuttosto che alle scritture sacre. Sono storie che fanno riferimento all'immaginario culturale contemporaneo. Quelli, diciamo, più scafati avranno notato che la copertina, come dire, richiama una eroina di un importante ciclo di fantasy che ha vinto milioni di lettori nel mondo, quello di Hunger Games, con i relativi film. Si parla ad esempio di Hermione, che è la deuteragonista forse del più noto Harry Potter, la sua compagna di magie femminile. Ma soprattutto questo libro cerca di supportare la tesi sintetizzata nel titolo attraverso storie tratte dal presente e dal passato, storie dal presente che sono felici, altre che sono storie dolorose, come ad esempio quella della giovane ricercatrice italiana che è perita nella strage del Bataclan, Valeria Solesin. Sono storie che attingono anche ai secoli trascorsi. In questo libro si parla di Giovanna d'Arco, ma si parla ad esempio di un'eroina misconosciuta del nostro risorgimento, a cui sono dedicate, a mio parere, delle pagine bellissime, come Cristina di Belgioioso. Insomma, un libro che parte con una tesi forte, ma che poi, nella sua articolazione di capitoli e pagine, suffraga questa tesi con tutta una serie di argomenti che alla fine hanno convinto anche un refrattario, uno scettico come il sottoscritto. Questo libro l'ha scritto questa persona qui, che vedete nella quarta di copertina, è Aldo Cazzullo, che abbiamo imparato ad apprezzare in quella straordinaria fucina di talenti del giornalismo italiano che è stata la Stampa di Torino tra la fine degli anni 90 e i primi anni del nuovo secolo. Da tempo Aldo Cazzullo è una delle firme più prestigiose e più seguite del Corriere della Sera,
per il quale è opinionista ed inviato, a questa attività di giornalista, sempre equilibrato e mai convenzionale, Cazzullo ha abbinato da qualche anno l'attività anche di scrittore, scrittore di finzione, ma soprattutto scrittore di testi che hanno cercato, come dire, di scardinare un senso comune abbastanza diffuso nel nostro paese, un senso comune pessimista, un senso comune sconfittista, potremmo dire, fatto dell'indulgenza sull'idea che l'Italia non ce l'ha mai fatta e non ce la potrà mai fare, perché Cazzullo ha scritto due libri che sono stati molto apprezzati, come si diceva una volta, sia dalla critica che dal pubblico. Il primo dedicato alla guerra dei nostri nonni, cioè la Prima Guerra Mondiale, il secondo dedicato alla Resistenza, Possa il mio sangue servire. E, tra l'altro, in questi due libri, ad ideale viatico di questo ultimo lavoro che si presenta oggi, ha voluto sottolineare, basta guardare il sottotitolo di questi due libri, che queste cose di solito molto maschili, rappresentate molto da maschile, che sono la guerra, la Prima Guerra Mondiale, la Resistenza, hanno visto la presenza di molte donne, d'accordo? E quindi questo è contemporaneamente un libro che apre una nuova fase di riflessione, ma chiude anche probabilmente un lavoro di scavo e di reinterpretazione della storia. Cazzullo, tra l'altro, a straordinario suffragio e completamento delle tesi del libro, si fa riprendere in questa quarta di copertina con una donna che per lui è molto importante perché è la sua secondogenita, di cui parla pure all'interno del testo. L'unica cosa è che appunto qui lo vediamo bidimensionale su una copertina. Noi però, come si dice in gergo, abbiamo potenti mezzi e quindi noi abbiamo la versione tridimensionale di Aldo Cazzullo, non servono occhialini, non serve nessun apparecchio speciale, abbiamo però degli effetti straordinari perché oltre a Aldo Cazzullo abbiamo a leggere alcuni testi di Le donne erediteranno la terra, la bravissima e bellissima Irene Guadagnini. Quindi ad Aldo Cazzullo ed Irene Guadagnini do il benvenuto e soprattutto un caldo invito a venire su questo palco. Grazie. Grazie. Voi donne siete meglio di noi. Non pensiate che gli uomini non lo sappiano. Lo sappiamo benissimo. E sono millenni che ci organizziamo per sottomettervi, spesso con il vostro volenteroso aiuto. Ma quel tempo sta finendo. È finito. Comincia il tempo in cui le donne prenderanno il potere. Lo stanno prendendo. E potere non è una parola negativa. Dipende dall'uso che se ne fa. Le donne ne faranno un uso migliore degli uomini e li salveranno. Secondo i latini, l'uomo fu creato dalla dea Cura, che un giorno, passando un fiume, vide del fango della terra, la impastò e plasmò l'uomo. Poi chiese a Giove di insufflargli l'anima. Nacque quindi una discussione per stabilire a chi appartenesse l'uomo. E Giove disse, è mio, sono io che gli ho dato l'anima. Ma la terra disse, no, è mio, perché il fango è roba mia. Cura però disse, no, sono io che l'ho fatto. E allora si arrivò a un accordo. Dopo la morte l'anima tornerà a Dio, il corpo alla terra, ma per tutta la vita l'uomo apparterà a Cura, a una donna. Tutti quanti noi apparteniamo alle donne. Il libro è una dichiarazione d'amore verso tutte le donne. A cominciare dalla donna che ci ha messo al mondo, che continuiamo ad amare anche quando non c'è più, sino appunto a mia figlia, il libro dedicato a lei, a Rossana, e a tutte le ragazze della sua generazione che conquisteranno il mondo e lo salveranno. Ieri ho intervistato una ragazza che ha invece l'età del mio figlio maschio, 19 anni, si chiama Beatrice Vio, tutte la chiamano Bebe, era una promessa della scherma, ha 11 anni, meningite fulminante,
amputate le braccia e le gambe. 104 giorni di terapia intensiva. All'uscita, come prima cosa, ha detto: voglio delle gambe nuove, delle braccia nuove, per ricominciare a tirare di scherma. Un mese fa ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici di Rio. Bebe Vio ha fondato, insieme con i suoi genitori, sono anche loro due grandi persone, un'associazione per consentire ai ragazzi amputati di fare sport. Ci sono delle protesi speciali, ci vuole una carrozzina per la scherma, una carrozzina diversa per il basket, una ancora per il rugby, ci sono delle stampelle apposta per il calcio. E i ragazzi di questa associazione sono tutti figli di genitori separati, che si sono separati dopo il trauma. Perché, mi spiegava Bebe, c'è sempre uno dei due genitori che non ce la fa e se ne va. Indovinate chi è il genitore che se ne va? Padre. La madre resta. La donna è colei che resta, che si prende cura, che guarda lontano, che si sacrifica. 100 anni fa scoppiava, in Emilia come in Veneto, in tutta Italia, l'epidemia di febbre spagnola. 350.000 morti. Vennero aboliti i funerali, i preti stavano tutto il giorno al cimitero a benedire le bare prima di calarle nelle fosse comuni. Vennero reintrodotti i monatti, come ai tempi della peste manzoniana. Non si è mai capito bene perché morissero più donne che uomini di febbre spagnola. Probabilmente perché le donne stavano al capezzale dei figli, dei mariti, dei padri, dei nonni, quindi morivano di più. Io penso che in questa fase della storia emergeranno le donne perché abbiamo molto bisogno di cura, perché si è capito che la Terra non è immortale, che la specie umana non è immortale. Entriamo in un'era nuova, grandiosa e terribile, in cui la clonazione e l'intelligenza artificiale fanno sì che siamo entrati nell'epoca della riproducibilità tecnica della vita. L'uomo crea l'uomo. E questo può essere un'opportunità, ma è sicuramente un grande rischio. Per questo mi sento più tranquillo se una fase come questa viene governata dalle donne. Ringrazio Giuliano per le parole che ha avuto in apertura, così come ringrazio Marco Panini che ha, in qualche modo, con i suoi collaboratori, creato questo posto. Guardate che non succede quasi da nessuna parte in Italia di avere un pubblico così numeroso e così attento. E grazie a voi davvero di essere venuti così numerosi, e spesso passeremo una bella ora insieme. No, dicevo che Giuliano ha sottolineato come già sta succedendo. 11 anni fa la Germania si è affidata alla Merkel. Non è un mostro di simpatia, però di sicuro ha fatto gli interessi dei tedeschi. Nel momento più drammatico della sua storia recente, la Gran Bretagna si è affidata a una donna, a Theresa May. Anche la Scozia adesso ha una donna, Theresa Solmon, che vuole staccarsi dalla Gran Bretagna e tornare in Europa. Io penso che tra poche settimane anche gli Stati Uniti d'America, per la prima volta nella loro storia, si affideranno a una donna, Hillary Clinton. Anche lei, mi dicono, non è un mostro di simpatia, però in fondo un uomo o una donna di Stato non si sceglie per la simpatia, si sceglie per l'onestà, la competenza, la preparazione, e poi se poi anche simpatica tanto meglio, di sicuro è più simpatica lei di quell'energumeno con il parrucchino arancione, in cui poi sono contrario ai parrucchini. Quindi... Ecco, quando dico in Italia che le donne erediteranno la terra, gli uomini mi fanno segno di sì con la testa e dicono sì, certo che è così, sta già succedendo. Le donne sono più scettiche, perché dicono no, ma se al lavoro siamo io e mio marito insieme, ma il bambino sta male, sono io che devo tornare a casa. Lui sta al lavoro, fa carriera, io devo tornare. È vero, l'Italia resta un paese maschilista. E qualche volta il maschilismo è insegnato dalle mamme ai figli maschi. Però considerate l'enorme passo avanti che hanno fatto le donne italiane in questi decenni. Questo è un paese in cui fino al 1975 il codice civile prevedeva la potestà maritale e una sentenza della Cassazione stabilì che poteva essere esercitata anche con mezzi coercitivi. Tradotto in italiano, voleva dire che picchiare la moglie non era reato. Fino al 1981 esisteva il delitto d'onore. Chi tornava a casa, trovava la moglie con un altro e la ammazzava,
non finiva neanche in galera. I femminicidi, come li chiamiamo adesso, non è che non esistessero, non facevano notizia e non venivano neanche puniti. Fino al 96 lo stupro era un reato contro la morale, non contro la persona. Esisteva il matrimonio riparatore. Chi voleva una donna, soprattutto al sud, ma non solo al sud, se la prendeva. E la donna era moralmente obbligata a sposare l'uomo che l'aveva presa. La prima donna ministro è del 1976, Tina Anselmi. Per 30 anni la democrazia italiana aveva creduto di poter fare a meno delle donne e a lungo le donne furono ministre soltanto della sanità e della pubblica istruzione. I due campi, insomma, che si pensava i mestieri da donna, infermiera e maestra. Oggi, a lungo votare una donna era difficile anche per le altre donne. Oggi abbiamo donne che sono sindaco della capitale e di Torino, abbiamo donne in politica, abbiamo donne nella magistratura. La maggioranza dei giovani magistrati sono donne. E un magistrato uomo mi ha spiegato che se si ha un processo, conviene, se si è innocenti, conviene essere giudicati da una donna. Perché se sei innocente una donna ci penserà 20 volte prima di condannarti, però se sei colpevole ti conviene essere giudicato da un uomo che sarà più comprensivo, riconoscerà le attenuanti generiche, mentre una donna ti darà tutti gli anni di carcere che meriti, fino all'ultimo giorno. La medicina era un campo dominato per secoli dagli uomini, le prime donne laureate in medicina erano delle eroine, sono finite nei libri di storia, Maria Montessori, Rita Levi Montalcini. Oggi la maggioranza dei giovani medici sono donne, tant'è che io mi chiedo, sorridendo, senza polemica, come mai esistano ancora i ginecologi maschi, forse per questa diffidenza che le donne continuano a coltivare le une verso le altre. L'ingegneria, le materie scientifiche, sono piene le facoltà scientifiche di donne. Sì, manca ancora l'ultimo passo. Il 60% dei giovani laureati sono donne, ma solo il 20% dei consiglieri d'amministrazione dell'azienda sono donne. Qui le quote rose, parola che trovo orribile, può darsi che servano ancora, perché in effetti c'è questo divario da colmare, ci sono ancora molte ingiustizie, ci sono donne che a parità di lavoro guadagnano meno degli uomini, ci sono aziende che fanno firmare le dimissioni in bianco le giovani donne da far scattare quando restano incinte. Ma queste aziende non hanno capito il corso della storia, mentre ad esempio Christine Lagarde, non a caso una donna che guida il Fondo Monetario, così come Janet Yellen guida la Federal Reserve negli Stati Uniti, il Fondo Monetario ha fatto una ricerca da cui si deduce che le donne, le aziende che hanno le donne nel CDA e che investono sulle giovani madri sono quelle che vanno meglio, anche perché la maternità in questi anni è molto cambiata. Per le nostre nonne la maternità era un dovere, venivano al mondo per fare figli. Per le nostre madri, le nostre sorelle, a volte è stato un ostacolo. Oggi si comincia a capire che la maternità per la donna è un punto di forza, perché una donna che diventa madre è più consapevole di se stessa e dell'enorme potere che ha e che l'uomo non avrà mai, dare la vita. E si comincia a capire che si possono lasciare dei frutti di sé anche senza diventare madri. Poi certo, la politica deve fare la sua parte, la politica non deve fare gli spot per la fertilità, deve rimuovere gli ostacoli che rendono oggi difficili per le difficile per le giovani coppie fare figli. Siamo il paese al mondo che fa meno figli. Anche questo è un problema. Facciamo pochi figli perché abbiamo paura del futuro. Però io penso, e chiedo a Irene di leggere un brano sulla generazione Ermione, penso che la generazione delle ragazze che hanno oggi tra i 15 e i 20 anni farà un passo ulteriore avanti. Per loro sarà del tutto normale che il capo dello Stato o il capo ufficio sia una donna e non si guarderà più se è bella, brutta, se ha la cellulite, se non ce l'ha, se è elegante o non lo è. Si guarderà soltanto se è brava o non lo è, se è competente o non lo è, se è onesta o non lo è. E io penso che, per quanto le donne non siano perfette, non si può mai generalizzare, non è perché una persona in quanto donna ha per questo ragione, però credo che oggettivamente le donne siano più difficili da corrompere rispetto agli uomini. Questo è il ritratto della generazione Ermione. Fino a non molto tempo fa, i primi della classe, nell'aspettativa degli insegnanti, erano maschi. Oggi, nelle scuole italiane, in qualsiasi classe, dall'asilo alla maturità, dalla laurea al master, gli allievi migliori sono quasi sempre femmine. Le ragazze si applicano di più, non solo perché maturano prima, ma proprio perché non sono maschi e sanno che a loro è richiesto di più.
L'Italia è certo un paese maschilista, familista, burocratico, abitudinario, ma è pur sempre un paese capitalista, a economia di mercato, e il mercato e il merito a lungo andare si impongono. Se le ragazze sono più brave, le ragazze andranno più avanti. Magari ci fanno tenerezza quando prima dell'interrogazione si scrivono le parole chiave sul palmo della mano, afferrano con la punta delle dita le maniche del maglioncino mentre si infilano il cappotto, camminano su e giù per scaricare la tensione. Noi alla loro età studiavamo e basta. Loro studiano e fanno sport, musica, corsi di cinese, scambi con paesi extracomunitari, hanno le loro fragilità, ovviamente, ma sono formidabili e domineranno il futuro. Potremmo chiamarla generazione Hermione, come la protagonista femminile della saga più popolare del nostro tempo, Harry Potter, inventata da una donna, Joan Rowling. Anche i film tratti dai libri hanno avuto grande successo, ma gli attori sono spariti tutti. Qualcuno è pure morto, come Richard Harris, Silente, e Alan Rickman, Piton. L'unica rimasta è Emma Watson, Hermione, appunto. Secchiona, ambiziosa, un po' pedante, ma capace di prendersi le proprie responsabilità e di porre rimedio agli errori dei maschi. Emblema del girl power, il potere delle ragazze. Non una predestinata, come Harry, una persona di talento che si costruisce passo dopo passo, sino a conquistare la leadership. Nelle saghe fantasy che formano l'immaginario delle nostre figlie e nipoti, da Divergent a Hunger Games, c'è sempre una ragazza che salva il mondo. E anche nei cartoni della Disney le principesse non sono più quelle di una volta. Non restano in attesa del principe azzurro che le salvi con un bacio. Il principe non c'è o è cattivo, come in Frozen. È la principessa a salvarsi da sola. Proprio come in The Brave, la ribelle, un film della Pixar. La figlia del re sconfigge tutti i pretendenti nel tiro con l'arco e alla fine ottiene di poter regnare da single. Verrà un giorno in cui una donna premier o una donna manager non faranno notizia. E un premier o un manager si valuteranno per il loro operato, non per il loro sesso o il loro aspetto. Oggi non è ancora così. Oggi, per emergere, una donna deve troppo sovente comportarsi come un uomo, muoversi come un uomo, quasi diventare un uomo. Non a caso, si dice con un'orrenda espressione ghiandolare, donna con le palle. Ecco, qui Roberto Vecchioni in una canzone contrappose la donna con la gonna. Invece le nostre figlie, le ragazze della generazione Hermione, potranno valorizzarsi restando se stesse, affermandosi in quanto donne, esprimendo appieno la loro femminilità. E qualcuna potrà anche essere stronza, ma non, come cantava Vecchioni, stronza come un uomo. È vero, non ci sono più le principesse di una volta. La principessa non è lì ad aspettare il principe azzurro che la risvegli con un bacio dal sonno mortale. La principessa prende il potere, e potere non è una cattiva parola, dipende dall'uso che se ne fa. Ma io mi chiedo, per quale motivo allora, se per secoli le donne hanno sempre coltivato questa loro arte di maneggiare la vita e la morte, di prendersi cura, e perché per secoli invece l'uomo è sempre stato egemone? Poi certo, in ogni famiglia c'era la donna che si ritagliava uno spazio di autonomia, di libertà, a volte anche di comando, però è stato l'uomo a lungo a fare la storia e la donna spesso doveva mascherare la sua genialità. L'Odissea, secondo una tesi, oggi molto di moda, è stata scritta da una donna. Aristofane mette in scena Lisistrata, che ha un'idea geniale per fare finire la guerra tra ateniesi e spartani, lo sciopero del sesso. Convoca tutte le mogli sull'Acropoli e dice: vi proibisco di coricarvi con i vostri uomini fino a quando la pace non sarà firmata. E la pace, infatti, da lì a poco viene firmata. Le tre sorelle Bronte,
pubblicano nello stesso anno tre capolavori, Jane Eyre, Cime tempestose, però si firmano con nomi da uomo, Jack Alexander, John Bell, perché è impossibile che una donna possa scrivere un libro. Emily Dickinson morì senza aver pubblicato una sola poesia. Sua sorella trova nel cassetto della sua camera centinaia di fogli bianchi scritti a matita, legati con ago e filo, li fa pubblicare. Oggi Emily Dickinson è considerata la poetessa più importante della storia americana. Mentre Virginia Woolf, per porre fine al suo dolore, scende nel fiume con le tasche piene di sassi e lascia un biglietto al marito: se qualcuno avesse potuto salvarmi, saresti stato tu. È una storia antica quella della genialità delle donne. Ma allora io mi chiedo perché le donne sono state sottomesse per secoli, ma certo dalla forza maschile, ma anche perché l'uomo ha sempre esercitato l'arte di mettere le donne l'una contro l'altra. E le donne in questo sono sempre un po' cascate. È facile ancora adesso seminare zizzania tra le donne, forse ci vorrebbe un po' di solidarietà femminile in più. Oppure a volte la donna si fa del male da sola. Non che la donna abbia il monopolio del masochismo, anche l'uomo ci riesce benissimo, però a volte la donna tende a innamorarsi dell'uomo sbagliato. Io lo salverò, con me sarà diverso. E si incaponisce con uomini che non la valgono e non la merita. Pensate a Maria Callas, la più grande cantante di tutti i tempi, la voce di Dio, che getta via il suo talento e si annulla per amore di un uomo che in fondo non la vuole e non la merita. E con il marito, un industriale veneto, sale sul Cristina, lo yacht di Onassis, deve passare 23 giorni in crociera. Maria Callas si porta dietro 23 abiti da giorno, 23 costumi da bagno e 23 abiti da sera. E scoppia l'amore, il marito viene sbarcato, lei diventa la donna di Onassis, che però non vuole figli da lei. Quando lei resta incinta, la abbandona, il piccolo Omero nasce morto, Onassis la riprende, ma poi la abbandona definitivamente per sposarsi con Jackie Kennedy, la vedova dell'uomo più potente del mondo, diventa la moglie dell'uomo più ricco al mondo. Il contratto di matrimonio prevede tutto nei dettagli, anche le volte in cui la moglie dovrà concedersi al marito. E Maria Callas si ritira sdegnata a Parigi, dove morirà, forse suicida. È una storia meno drammatica, ma altrettanto significativa, è quella dell'infanta di Spagna, Cristina di Borbone, la principessa, figlia di re Juan Carlos. Ed era molto amata l'infanta, anche perché era stata la prima della famiglia reale a uscire da palazzo e andare a lavorare in banca per 1.500 euro al mese. Ricordo un giorno ero a Madrid, andai a vedere una corrida, e la sera prima c'era stata la finale di Copa del Re di calcio, Atletico Bilbao, Barcellona. E il re era stato fischiato da entrambe le curve, perché baschi e catalani non amavano il re spagnolo. I madrileni vissero la cosa come un affronto personale. E quando il giorno dopo videro l'infanta entrare nel palco reale della Plaza de Toros, scoppiarono in un immenso boato, urlavano «Che viva l'infanta!». Anche il toro smise di combattere, alzò il muso per vedere cosa succedeva. Il torero si scoppellò, fece un inchino, l'infanta salutò con il fazzoletto bianco, una scena bellissima. Accanto a lei c'era un uomo, alto, bello, misterioso, imbronciato, Iñaki Urgandarin, un basco, ex capitano della nazionale di pallamano spagnola. La principessa era stata anche portabandiera alle Olimpiadi, e a Atlanta andò a vedere una partita di pallamano e fu colpita da questo Iñaki, da questo uomo così bello, e disse ai cortigiani: portatemelo. Le principesse hanno di queste scorciatoie. Iñaki si fece portare, si fece sposare, subornò la principessa, la ingannò, riuscì a farsi intestare beni della corona, finito in galera. Adesso c'è il processo, anche l'infanta rischia 9 anni di carcere, e al giudice che la interrogava e le chiedeva: ma lei aveva la Spagna in pugno, perché si è lasciata turluplinare da quest'uomo? Lei ha risposto: perché lo amava. Succede alle donne di commettere questi errori. Però sono molte di più le prove di genialità che la donna ha dato nel corso del tempo, e della genialità della donna fa parte anche la sua bellezza. Un etologo britannico ha scritto che la specie umana è l'unica in cui la femmina è più bella del maschio. Dice: quando si pensa a uno struzzo bello, alto, nero, è uno struzzo maschio, oppure il fagiano con le piume colorate è un maschio, oppure non so, il pavone che fa la ruota è un maschio, la femmina è un uccellino marroncino abbastanza insignificante. E lui dice: no, l'unica specie in cui la donna è più bella dell'uomo è la specie umana, il che in sé sarebbe un po' da stravaganza, da studioso, se la bellezza fosse fatta solo dall'aspetto fisico. Ma la bellezza di una donna
non è fatta soltanto dall'aspetto fisico, è fatta dalla grazia, dall'intelligenza, dalla forza morale. Per questo, a mio modo di vedere, le donne italiane dovrebbero avere un po' più di fiducia in loro stesse. Guardate, guardate che negli spogliatoi maschili, io non ho mai sentito gli uomini parlare di Kate Moss o di Angelina Jolie o di un'altra donna di carta o di celluloide. Li ho sempre sentiti parlare della vicina di banco, della vicina di scrivania. Quando i vostri uomini, fidanzati, amanti, vi parlano di Angelina Jolie o di Kate Moss, non dategli retta, siete voi che vogliono. Per questo un sorriso è meglio di un lifting, lo sarà sempre. Ma ora chiederò... grazie. Ora Irene ci leggerà qualche altro motivo per cui le donne erediteranno la terra. Non è solo per la genialità che le donne erediteranno la terra. O forse è per la loro particolare forma di genialità, la più adatta ai tempi. Le donne erediteranno la terra perché sono le più attrezzate a prevenire i grandi rischi e a cogliere le grandi opportunità che abbiamo di fronte. Perché sanno preservare, e la terra deve essere preservata. Le donne non guardano soltanto all'oggi, ma al domani. Hanno a cuore il futuro, i figli, i nipoti e il mondo che li attende. Evitano lo spreco, sono più disponibili a battersi per l'ambiente e le energie pulite, perché hanno compreso che la terra non è immortale e tocca a noi prendercene cura. Perché le donne, con la loro intelligenza duttile, riusciranno meglio a padroneggiare la rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Di solito si pensa che le studentesse siano più portate per le discipline umanistiche. Non è così, come dimostra la crescita nelle discipline scientifiche. Fisica, chimica, ingegneria. Sono materie in cui il metodo, la costanza, la razionalità, la serietà di fondo hanno bisogno di essere arricchite dall'intuizione, dall'estro, dal talento, dal senso estetico e anche dalla sensibilità necessaria ad affrontare l'evoluzione che ci porterà al mondo post-umano, dominato dall'intelligenza collettiva del computer e della rete, con possibilità vertiginose di comunicazione, ma anche di manipolazione della vita, della verità, del patrimonio genetico, della coscienza. Insomma, l'informatico e l'ingegnere sono mestieri troppo delicati per essere lasciati solo agli uomini. Le donne erediteranno la terra perché sono determinate e non arroganti. O comunque lo sono meno degli uomini, perché sanno dissimulare l'arroganza con l'ironia. Perché hanno una grande capacità di concentrazione, anche su fronti diversi. Fin dal Pleistocene sono accreditate della capacità di fare più cose contemporaneamente. Non a caso, dalle caverne al tempio, è la donna incaricata di tenere acceso il fuoco. Infatti, riesce ad alimentare la fiamma mentre fa altro. Perché ha capito che la maternità non è un ostacolo o un dovere, ma un punto di forza. E si possono lasciare frutti di sé anche senza diventare madri. In tutto il mondo, anche in paesi più arretrati del nostro, le donne si organizzano. In Turchia c'è un'associazione di donne che sale sugli autobus con uno spillone nascosto nella manica per dissuadere quelli che ancora ci provano con la mano morta. In India ci sono donne che si organizzano per difendersi dalle violenze. In Thailandia il 65% dei giovani studenti universitari sono donne. Il re è appena morto e ha cambiato la Costituzione in modo da consentire anche alle figlie di poterli succedere. Il nuovo re è il fratello della figlia del re, che è amatissima, i thailandesi speravano che toccasse a lei, ma prima di lei veniva il fratello, ma domani potrà regnare anche la donna. In Cina le donne stanno prendendo le redini dell'economia e uno scienziato cinese ha creato il robot più simile all'essere umano che sia mai stato inventato e gli ha dato le fattezze di una donna e l'ha programmato in modo tale che questo robot donna come prima cosa accennasse a un inchino e dicesse: mio signore, eccomi al suo servizio. È una frase che gli uomini cinesi si sono sentiti dire per millenni, ma adesso hanno dovuto fare un robot per sentirsela dire ancora una volta. E
tra le tante storie, il libro è poi una serie di, è un racconto di cose vere, non è un saggio, e quindi ci sono tante storie di donne, tra le quali c'è un capitolo dedicato a una giovane donna che non ho mai conosciuto, ma che mi ha molto colpito. Era il 14 novembre del 2015, il giorno dopo il Bataclan, il Corriere mi mandò a Parigi, e verso la fine della giornata mi disse: guarda che c'è una vittima italiana, cerca di capire chi è. E io vissi la cosa con un po' di insofferenza, dicendo: vabbè, ma sono 130 morti di 19 paesi diversi, è del tutto normale che ci sia anche un italiano, anzi, hanno colpito un quartiere dove andavano i giovani parigini, se avessero colpito sotto la Tour Eiffel o a Saint-Germain, zone turistiche, ci sarebbero molti più italiani colpiti il venerdì sera. Non avevo capito nulla, in realtà era significativo che ci fosse una vittima italiana, non solo perché questo avvicinava la tragedia di Parigi alla nostra sensibilità, ma perché Valeria Solesin era davvero una bella persona, in cui tanti si sono identificati, i ragazzi della sua età hanno visto in lei una di loro, ma anche noi abbiamo visto in lei una sorella più piccola, una figlia, una nipote. E mi ha colpito che Luciana Milani abbia detto alla TV francese: nostra figlia mancherà molto a noi, ma anche al suo paese. E mi è venuta la curiosità di capire chi era Luciana Solesin. Sono stato a passare una giornata a casa della mamma Luciana a Venezia, la signora mi ha fatto vedere il suo letto, la sua stanza, i suoi libri, mi ha raccontato i suoi amori, i suoi sogni, e mi sono reso conto che in effetti Valeria era proprio una bella persona, e appartiene a una generazione con cui l'Italia è stata poco generosa. Infatti tantissimi ragazzi della sua età sono andati all'estero, il che in sé è un bene, perché fare un'esperienza, imparare le lingue è positivo, però poi l'Italia deve creare le condizioni per cui chi lo desidera possa tornare, e oggi questo non accade. Però Valeria non ha piagnucolato, si è messa in gioco, è andata a Parigi, ha imparato il francese alla perfezione, ha vinto una borsa di studio alla Sorbona, già insegnava in una delle università più prestigiose del mondo. Poi la sua corsa è stata spezzata, lei non è un'eroina, parola che io non amo, non aveva alcun merito, non aveva alcuna colpa, si è trovata dentro una cosa più grande di lei. Ma tante ragazze seguiranno le sue orme, andranno all'estero, si daranno da fare, studieranno, ricercheranno, troveranno le cure per malattie di cui adesso noi moriamo, troveranno soluzioni a problemi che ci sembrano insormontabili. Io ancora ricordo i funerali di Valeria Solesin in Piazza San Marco, un posto che appartiene un po' a tutti noi. Pensate che in Piazza San Marco nel 1866, quando il Veneto divenne italiano, ci fu una manifestazione di donne che chiedevano il diritto di voto. E il re Vittorio Emanuele II, che amava le donne ma non in politica, pensò di tacitarle regalando a ognuna di loro una fedina bianco, rosso, verde. Ma quelle donne non volevano doni galanti, volevano contare, volevano partecipare alla vita del nuovo Stato, volevano contribuire a decidere il loro destino. Prima di Valeria, l'ultima persona onorata in Piazza San Marco era stato Daniele Manin, morto in esilio, anche lui a Parigi, e portato a Venezia appunto nel 1866. Manin era un grande veneziano ma anche un grande italiano. Quando nel 1848 Venezia insorge, Venezia era tenuta da una guarnigione composta per metà da croati e per metà da veneti di terraferma che non amavano i veneziani, che li avevano tenuti sotto il tallone per secoli. L'Arsenale, la più grande fabbrica d'Europa, insorge e gli operai fanno prigioniero Marinovic, il croato che comandava l'Arsenale. Un uomo spietato, cattivo. Tutte le volte che gli operai chiedevano un aumento dei loro magri salari, Marinovic rispondeva: magari la prossima settimana. Lui è prigioniero, cerca di scappare, gli arsenalotti lo pugnalano a morte, lui chiede un prete, indovinate cosa gli rispondono gli operai? Magari la prossima settimana. A quel punto la guarnigione ha l'ordine di sparare, ma lì succede il miracolo. I veneti rifiutano di sparare su altri veneti, su altri italiani. Daniele Manin proclama la Repubblica Serenissima, ma non sceglie il leone di San Marco come bandiera, sceglie il tricolore italiano, è nato qui in Emilia, con un leone nell'angolo, segno che le due bandiere possono stare insieme e che il legame, secondo me sacrosanto, bellissimo, che ognuno di noi ha con la sua piccola patria, col suo paese, il suo campanile, poi voi avete il più bel campanile del mondo, con il dialetto, è una cosa bella, è la nostra ricchezza essere diversi gli uni dagli altri, ed è un legame che non è incompatibile con la nostra patria comune, l'Italia, e con la patria futura, l'Europa.
che non è quella che ci piace, che la vogliamo profondamente diversa. Però mi spiegava la signora Luciana, l'Europa è la patria naturale per la generazione di mia figlia. Lei è morta a Parigi, ma le sue amiche sono una a Berlino, una a Bruxelles. In qualche modo è qualcosa che sta succedendo, l'Europa, che prima o poi arriverà anche da noi. Questo è un brano della testimonianza di Luciana Solesin. Per gli assassini non provo nulla. Sento una profonda pena per le loro famiglie. Per gli assassini non provo nulla. Sento una profonda pena per le loro famiglie, per le loro madri. Ho letto che una donna ha avuto 3 o 4 figli kamikaze in Siria. Sono cose che sgomentano. Noi piangiamo una figlia innocente. Loro chi possono piangere? Persone capaci di fare queste cose qua? Come fai a opporti a un uomo disposto a morire per ammazzare altre persone? È incontrollabile. È gente che ha subito un indottrinamento, un lavaggio del cervello. La strage di Parigi è rimasta nella memoria di tutti. Ma chi ha perso una figlia in un incidente stradale non soffre di meno. Le madri delle 7 ragazze dell'Erasmus morte in Catalogna non soffrono meno. È una consolazione vedere tanti ragazzi che come Valeria ci credono. Si mettono in gioco, vanno all'estero, studiano o insegnano in Spagna, in Inghilterra, in America. Lei aveva avuto l'occasione di tornare, ma non aveva vinto la borsa di studio. È andata così. Recriminare non serve, lei non aveva recriminato. Trovava però incredibile che un suo amico avesse rinunciato a un posto al Louvre a schedare i depositi. Si era scandalizzata che fosse tornato indietro. Era convinta che le donne dovessero lavorare. E in questo era un estremista. Considerava immorale vivere del lavoro altrui. La turbava anche l'idea che una donna separata venisse mantenuta dall'ex marito, anziché trovarsi un lavoro. E io le dicevo, guarda Valeria che non è sempre facile. Col tempo si era un po' temperata, ma insisteva su un punto. Più le donne lavorano, più fanno figli. E rinviare troppo la maternità finisce per creare un sacco di guai. Sì, ci stava pensando seriamente a fare un figlio con il suo fidanzato, Andrea. Ci teneva tantissimo a diventare mamma, appena finito il dottorato. Quest'anno forse saremmo diventati nonni. Ecco, dicevamo che in fondo gli italiani, noi italiani siamo più legati all'Italia di quello che pensiamo di essere. E io sono convinto che questo sentimento è coltivato in particolare dalle donne. In ogni famiglia c'è un pezzetto di storia nazionale, spesso confermato da divise, fotografie, medaglie, cimeli, lettere. E questo pezzetto di memoria nazionale spesso è custodito dalle donne. Le donne hanno molto forte il senso della patria intesa come terra dei padri. Giovanni Paolo II diceva che l'amor di patria è un'estensione del quarto comandamento. Onora il padre e la madre. Io quando ho scritto i libri sulle guerre, Giuliano le ricordava prima, la guerra dei nostri nonni sulla Grande Guerra, Possa il mio sangue servire, che ho presentato qui a Modena, è stata un'emozione enorme, anche perché nel libro è scritto la verità, che Modena fu la prima città liberata dai patrioti, come scrisse credo il Times di Londra. Ebbene, quando alla fine del libro venivano le signore a farsi firmare un libro di guerra, io pensavo che fosse una cosa più da uomini, invece tutte mi dicevano con grande orgoglio, mio padre è stato partigiano, mio nonno ha fatto la Grande Guerra. Ecco, questo legame con i padri è una cosa di cui noi, tra figli e padre, è una cosa di cui noi siamo molto orgogliosi. Prima parlavamo del suicidio di Virginia Woolf, però in Italia su 6 suicidi, 5 sono uomini. La donna non perde mai la speranza. E molte figlie hanno salvato i padri dal suicidio in questi anni di crisi. Addirittura in un caso una ragazzina ha abbracciato il padre che aveva già il cappio al collo e lo ha sostenuto fino all'arrivo dei soccorsi. E per secoli la donna che voleva ritagliarsi un'area di autonomia, di libertà, ha dovuto diventare un uomo, o almeno sembrarlo, e quindi vestirsi da uomo.
Le donne vestite da uomo hanno combattuto tutte le guerre, compresa la Grande Guerra. Un'austriaca, Victoria Sachs, per non lasciare da solo suo padre, fece un po' come Mulan, che si traveste da uomo per andare a combattere al posto del padre. Mentre Victoria accompagnò il padre in trincea, fu scoperta solo quando venne ferita dagli italiani e venne decorata al valore, mentre una maestra, Luisa Ciappi, cercò invece, travestita da uomo, di arruolarsi nel nostro esercito, fu subito beccata e rimandata a casa con ignominia. Ma il caso più famoso è quello di Giovanna d'Arco. Giovanna d'Arco sente le voci che le dicono di liberare la Francia, va dal re. Il re, che si vuol togliere di torno questa seccatrice, traveste da re, dà il suo mantello, il suo scettro, la sua corona a un cortigiano, si veste di sacco, si nasconde in un angolo a vedere la scena. Giovanna entra, ignora il falso re, va davanti a quest'uomo vestito di sacco che sa essere il re, si prostra ai suoi piedi e le chiede il permesso di poter indossare l'armatura, andare a cavallo e liberare Orléans. E al processo, prigioniera degli inglesi, tutte le imputazioni contro Giovanna cadranno: stregoneria, commercio con il demonio. L'unica che sarà approvata è il fatto appunto che lei vuole vestirsi da uomo per combattere per la sua patria, la Francia. E questo è un brano finale del capitolo su Giovanna d'Arco. Quando gli inglesi dovranno lasciare il paese, il processo a Giovanna verrà rifatto per ordine del Papa. Si ascolteranno la madre e altri 114 testimoni. La Pulzella sarà riabilitata. I poeti la accosteranno alle guerriere della Bibbia. Debora, che profetizza la morte del comandante cananeo Sisara per mano di una donna, Giaele, che realizza la profezia conficcandogli un chiodo nella testa, Giuditta, che decapita l'assiro Oloferne, Esther, che convince il re persiano Assuero a salvare il popolo ebraico dallo sterminio. Giovanna d'Arco ispirerà i grandi della letteratura di ogni tempo. E se Voltaire la trasformerà in una serva convertita all'amore libero che cavalca un asino volante, Verdi, invece, ne farà un'eroina. Il cinema se ne innamorerà. Ingrid Bergman la impersonerà due volte, la seconda per la regia di Rossellini. Le daranno il loro volto Michel Morgan, Sandrine Bonnaer, Stefania Rocca e Milla Jovovich. Bellissima, forse troppo. I medici dibatteranno se dietro la sua mascolinità ci fosse qualche disfunzione o un'anomalia genetica. Gli psicanalisti la giudicheranno depressa, megalomane, omosessuale, in perenne crisi di identità. La politica tenterà di impossessarsene. Legione Jeanne d'Arc, Giovanna d'Arco, si chiamerà la formazione di volontari francesi che combatterà sul fronte russo accanto ai nazisti. Ma il capo della resistenza, Charles de Gaulle, sarà sempre legatissimo alla sua figura. Marine Le Pen ne farà il proprio modello. La Chiesa la proclamerà beata, poi santa, infine patrona di Francia accanto alla Madonna. Giovanna, certo, non poteva sapere tutto questo, salendo sul rogo di Rouen, mercoledì 30 maggio 1431, sulla piazza del mercato. Chiese il conforto di un crocifisso. Impietosito, un soldato inglese gliene fabbricò uno, legando due pezzi di legno. Un frate ne portò un altro da una chiesa e glielo accostò al viso, in modo che potesse morire guardandolo. Molti, anche tra i carnefici, piangevano. Quando le fiamme l'avvolsero, lei gridò più volte a gran voce il nome di Gesù. Un soldato che la odiava e aveva giurato di attizzare il rogo di persona, rimase con la fascina a mezz'aria. Poi si inginocchiò e pianse il proprio peccato. Il boia confidò al confessore, un frate domenicano: «Lo so che mi sono dannato». Quando Giovanna spirò, un inglese vide una colomba bianca alzarsi al cielo. Un altro trovò tra le ceneri il suo cuore intatto. Rouen è una città importante nella storia francese. Quasi 200 anni dopo, era il giorno dell'Epifania del 1600, un medico, Jacques Duval,
arrivò a Rouen e vide che si stava allestendo un altro rogo per bruciare vivo una donna, Marie, la quale sosteneva di essere in realtà un uomo, si sentiva un uomo, voleva chiamarsi Marin, e si era congiunto con un'altra donna, una vedova, che era stata invece condannata a essere fustigata sulla piazza del mercato. Jacques Duval fece una cosa semplicissima, chiese di visitare la colpevole e vide che era un ermafrodito, che aveva entrambi i sessi, ma si sentiva un uomo, non Marie, ma Marin. Allora parlò con i giudici del tribunale, riuscì a convincerli, e quindi i giudici revocarono la condanna a morte e mandarono liberi sia Marin che la sua donna. È il primo caso attestato nella storia di una persona a cui è consentito in qualche modo di scegliere il proprio sesso. Era l'inizio di una storia molto lunga che è arrivata fino ai nostri giorni, ma in qualche modo un passo era stato compiuto. E Rouen è anche la città del martirio di padre Jacques Hamel, sgozzato sull'altare in una chiesa vicino a Rouen quest'estate. E questo è un tema, secondo me, molto importante, perché penso ad esempio alla notte di Colonia, ricordate, a Capodanno di quest'anno, accade una cosa di grande gravità, talmente grave che non fu capita. Capodanno tranquillo, recitava il comunicato della polizia il mattino dopo, però dopo le donne trovarono il coraggio di raccontare quello che avevano subito e venne fuori che centinaia, non è islamofobia o xenofobia, è la realtà, centinaia di immigrati avevano dato la caccia alla donna tedesca molestandole, palpeggiandola, derubandola, a volte anche violentandola, nell'indifferenza dei maschi presenti, i tedeschi che non le aiutarono. E questa è una cosa molto grave, perché quello fu un attacco alla nostra civiltà, ai nostri principi, alla libertà della donna, di uscire quando vuole, con chi vuole, vestita come vuole. L'uomo ha sempre avuto paura della libertà della donna, anche della libertà sessuale della donna. Dietro le violenze contro le donne, che sono spesso commesse da uomini maschi europei, per carità, c'è anche la difficoltà ad accettare un no o un basta, un rifiuto o un abbandono. Ma le violenze contro le donne non sono un problema soltanto delle donne, sono un problema soprattutto nostro, di noi uomini. Tocca a noi fermare i violenti, isolarli, farli vergognare, farli sentire le nullità che sono. E tocca a noi, secondo me, anche vigilare sul rispetto dei nostri valori, dei diritti e della dignità della donna, che non è piovuta dal cielo, che è frutto di secoli di battaglie, di conquiste. Mia bisnonna Matilde sposò un uomo che non aveva mai visto, perché nella campagna piemontese povera i matrimoni si combinavano. Prima parlavamo della Grande Guerra. La Grande Guerra segna l'ingresso delle donne nella storia. Pensate che soltanto nel 1919 venne riconosciuta alle donne la capacità giuridica. Fino ad allora le nostre bisnonne, le nostre nonne non potevano vendere una casa di loro proprietà o comprare un trattore senza la firma del marito o del padre. Pensate che forma di controllo sociale. Cos'era successo? C'era stata la guerra e le donne avevano mandato avanti il paese. I maschi andavano a combattere e le donne presero il loro posto, lavorarono nei campi. E la produzione agricola restò la stessa, lavorarono in fabbrica, molte morirono per i veleni delle fabbriche di munizioni, tante ressero il ritmo alla catena di montaggio e presero abitudini maschili, si tagliarono i capelli corti, cominciarono a fumare, a uscire da sole la sera, andare a bere un bicchiere di vino con le compagne alla fine del turno. Sono anche gli anni di Coco Chanel, anche la moda cambia, addio cappelli piumati della Belle Époque, il cappello deve potersi piegare, mettere in tasca, la donna impara a guidare l'automobile, addio corsetti, busti che per secoli l'avevano imprigionata, l'avevano anche fatto perdere un sacco di tempo. Umberto Eco ha scritto che ci voleva veramente grande talento per diventare Madame de Sévigné, Madame de Style, con tutta quella roba addosso da togliere e mettere tutto il giorno. No, le donne adesso devono potersi spogliare e vestire da sole. Ci fu anche una piccola rivoluzione sessuale all'inizio della Grande Guerra, perché la guerra separava le coppie e ne creava di nuove. E il clima di precarietà allentava i freni inibitori del cattolicesimo e del romanticismo. Fatto sta che nacquero centinaia di bambini al di fuori del matrimonio e anche i preti si innamorarono. 300 sacerdoti vennero sospesi a divinis ed erano solo quelli che erano stati beccati. La cosa non piacque alla Chiesa e a Cadorna,
e vennero restituiti i bordelli di guerra, dove tutto diventava orribile, meccanico, compresi i carabinieri, far la guardia fuori dalla porta e il cartello alle pareti, il coito sia breve. Le donne andarono in guerra e ci furono croce rossine, portatrici in carnia che salivano lungo delle balze che neanche i muli riuscivano a salire, con 40 kg di munizioni e di viveri nella gerla. La nonna di Manuela Di Centa, la campionessa di sci di fondo olimpico, era una di loro e diceva sempre alla nipote: non cambierei mai le mie medaglie con le tue. Le donne furono giornaliste, inviate di guerra, furono spie. Luisa Zeni, una ragazza trentina, fu mandata in Austria il 22 maggio 1915, 2 giorni prima che l'Italia entrasse in guerra. Le diedero una borsa con dentro il kit da spia, una boccetta di inchiostro simpatico per scrivere messaggi, una boccetta di reagente per leggerli e un manuale per decifrarli. Il rischio era pazzesco, infatti Luisa fu fermata, ma ebbe la prontezza di posare la borsa col kit da spia sulla scrivania dell'ufficiale asburgico che la interrogava, il quale non ebbe la prontezza di aprire la borsa e lasciò passare Luisa, che riuscì quindi a trasmettere da Innsbruck dei messaggi in codice al comando italiano, e quando fu scoperta riuscì a fuggire travestita da uomo. Le donne poi pagarono un prezzo molto alto alla guerra. Alcune furono chiuse in manicomio, erano impazzite perché non avevano retto alla notizia della morte del marito, del padre. A Teramo c'era una donna, Angela, che diceva di vedere la Madonna che aveva previsto la fine della guerra. Tutto il paese accorreva alla sua casa nella speranza di vedere la Madonna e il sindaco, per farla finita, fece chiudere Angela in manicomio. Siamo nell'aprile 1917, manca un mese alle apparizioni mariane di Fatima, dove la Madonna previde la fine della guerra. Quando, ottobre 17, gli austriaci sfondarono a Caporetto e dilagarono nella pianura veneta fino al Piave, si comportarono da padroni con le donne italiane e 9 mesi dopo cominciarono a nascere i primi bambini. E non si sapeva dove metterli, perché gli orfanotrofi li rifiutavano. Non erano orfani, c'era la madre, ma i maschi di casa non volevano il piccolo tedesco. E si dovette aprire un istituto apposta a Portogruaro per accogliere questi figli del nemico, che morivano di fame perché non c'era il latte. E allora le donne andarono, di nascosto dai mariti, ad allattare quelli che erano pur sempre i loro figli, che avevano tenuto nella pancia per 9 mesi. E 59 mamme riuscirono a convincere il marito a riprendersi il bambino. Lo alleveremo come se fosse nostro. E fu una donna... Maria Bergamas, a scegliere il milite ignoto. Una donna perché Antonio, il figlio, fu uno dei 2000 italiani sudditi austriaci. L'Austria mandava gli italiani a combattere in Galizia contro i russi, o in Serbia contro i serbi, ma 2000 di loro rifiutarono, disertarono e andarono a combattere con gli italiani contro gli austriaci, andando incontro a morte quasi certa. Se anche sopravvivevano agli assalti, non venivano fatti prigionieri, venivano impiccati come Cesare Battisti. E Antonio scrive alla mamma Maria una lettera bellissima in cui le spiega perché va a morire. Dice: mamma, io volevo restare accanto a te, ma se dovevo cadere in guerra non volevo farlo in Serbia o in Galizia per l'Austria, volevo morire per la mia patria, l'Italia, col tuo nome sulle labbra, davanti al nostro Carso selvaggio. Cadrà davvero sul Carso Antonio Bergamas e sua madre Maria sarà la donna incaricata di scegliere il milite ignoto, che poi fu portato in treno a Roma e oggi riposa all'altare della patria. La portarono nel Duomo di Aquileia, davanti a lei c'erano 11 bare di 11 soldati sconosciuti, come suo figlio. Lei si tolse lo scialle nero e lo posò sulla seconda bara. A quel punto il cerimoniale disse: prego signora, può uscire. Ma lei volle salutare anche gli altri ragazzi, come per chiedere scusa di non aver scelto uno di loro. Eravate davanti all'ultima bara, cadde a terra, sopraffatta dall'emozione. Poi si riprese, visse ancora una vita lunga e fece in tempo a votare, quando finalmente le italiane, nel 1946, per la prima volta, poterono votare. E perché questo accadde? Perché c'era stata la resistenza. E perché le donne avevano dato un grande contributo alla conquista delle libertà e della democrazia, e in particolare le donne emiliane. Ora, io concluso, e ringrazio ancora Irene, cui affido la lettura dell'ultima pagina del libro. Poi sono a disposizione per rispondere alle vostre domande e per firmare le copie di chi lo desidera. Voglio dirvi ancora una cosa. L'ultimo capitolo del libro è scritto, come ormai d'abitudine, dai lettori, dalle lettrici, cui ho chiesto: raccontatemi la storia della donna della vostra vita.
Ho ricevuto più di 500 mail, le ho lette tutte, tutte mi hanno arricchito, anche se ho dovuto scegliere soltanto 27. Di solito gli uomini raccontano la storia della loro mamma, mentre le donne raccontano la storia della loro nonna. A volte tra madre e figlia il rapporto è un po' conflittuale, anche se poi a volte ricevevo lettere di donne che mi spiegavano: adesso che mia mamma non c'è più, capisco quanto le assomiglio, quanto le devo. E sono veramente stato interessante leggere queste storie. Sono storie a lieto fine, perché sono storie di resistenza e di forza morale, ma sono anche storie che raccontano di sacrifici che oggi noi non riusciamo neanche ad immaginare. E quindi vorrei concludere rivolgendo un pensiero a quelle nostre bisnonne, nonne, madri, che hanno saputo fare molto e sacrificarsi molto affinché un giorno, che secondo me ormai non è più lontano, le loro pronipoti, le nostre figlie, potessero ereditare la terra. Vi ringrazio. Grazie. Grazie. Oleg Fedchenko, ucraino, pugile per hobby, 25 anni. Ha litigato con la fidanzata. Scende in strada a Milano, in Viale Abruzzi, deciso a uccidere la prima donna che incontrerà. Pare la trama di un horror o una fiaba per spaventare i bambini. È tutto vero. È il 6 agosto 2010. Le vie sono quasi deserte, i milanesi in vacanza. Una filippina, Emlua Versu, sta tornando a casa, stanca dopo una giornata di lavoro. L'ucraino comincia a colpirla e non smette fino a quando la povera donna muore. Ma siccome è giudicato incapace di intendere e di volere, o almeno tale era in quel momento, non va in carcere. Vengono chiesti per lui 15 anni di manicomio criminale. Ne avrà 5. Dopo 2 anni e mezzo sarà estradato in Ucraina e subito liberato. Ha ucciso una donna. Non ha fatto un giorno di carcere, non ha pagato un euro di risarcimento. Nessuno si è fermato a Roma la notte del 29 maggio 2016 per aiutare Sara Di Pietrantonio, 22 anni, cospassa di alcol e bruciata dall'ex fidanzato. Ma non si è fermato nessuno neppure a Bologna, la notte della primavera 2009 in cui un tunisino, già 2 volte arrestato e prontamente liberato, violentò una ragazzina di 15 anni. Fino a quando un automobilista, definito dai giornali eroe, si decise non a intervenire di persona, ma almeno a chiamare il 113. A Napoli un passante coraggioso si era fermato per aiutare Emiliana Femiano, 25 anni, una bella ragazza dai tratti mediterranei, ciglia nere, pelle olivastra, denti bianchissimi, sorriso allegro. Emiliana Femiano, 25 anni, ferita con 10 coltellate da un corteggiatore respinto. Condannato a 8 anni di carcere, messo ai domiciliari, evaso senza controlli. Per prima cosa è andato a cercare Emiliana e l'ha uccisa. Lucia Annibali ha fatto imprigionare l'uomo che aveva tentato invano di cancellare la sua grazia e piegare la sua dignità. Ma ci sono centinaia di donne come lei che non sono entrate nella memoria nazionale. Il motivo è semplice. Sono troppe. E non rappresentano un giallo. Si sa già chi è l'assassino. Ogni 2 giorni in Italia una donna viene uccisa da un uomo che non accetta un rifiuto o un abbandono. Ma il problema non è solo delle donne, è un problema soprattutto degli uomini, che devono isolare i violenti, che devono sapere cambiare. Anche questa è una conquista che spetta alla generazione Ermione. Un mondo in cui la libertà della donna non sia negata o concessa, ma riconosciuta nella sua pienezza. In cui non si parlerà di quote rosa, ma apparirà naturale che al potere ci sia una donna. In cui le femmine non dovranno più travestirsi, imitare i maschi, assumere linguaggi e abitudini virili e neppure recitare una parte. Ma potranno essere se stesse, capaci di accettare i propri difetti, proprio perché nessuno metterà più in discussione le loro qualità. Un mondo in cui il futuro non sembrerà una nuvola nera, ma un luogo dove vivere insieme, per molto tempo ancora,
uomini e donne, infinitamente attratti dalla loro diversità, mai più soggiogati se non dalla libera scelta dell'amore. Grazie. Molto bravo. Grazie Irene. Credo che Giuliano adesso raccoglierà qualche domanda, prego. Io voglio farvi i miei complimenti perché veramente ci avete intrattenuto con intelligenza e anche suggestione emotiva. Abbiamo tempo per un paio di domande. Io credo che sia giusto approfittare anche di questo passaggio e poi lasciare, diciamo, la possibilità a Aldo di incontrare i suoi lettori fuori. Quindi se ci sono persone che vogliono anche fare una piccola osservazione, credo che ci sia una ragazza con il microfono e qui c'è un signore che vuole intervenire. Prego. Grazie. Dottor Cazzullo, lei all'inizio ha fatto riferimento all'onestà della donna e sicuramente c'è un modo per poterlo dire. La popolazione carceraria in Italia è rappresentata dal 95% degli uomini e solo del 5% per la donna. Avrei piacere che lei lo inserisse nelle sue presentazioni. Ha ragione. E aggiungo... Grazie. Aggiungerei anche un altro dato. La maggioranza dei direttori delle più grandi carceri italiane sono donne. Ad esempio conosco bene la direttrice di Regina Coeli che organizza delle presentazioni di libri per i carcerati che vivono in condizioni veramente dure. Poi Regina Coeli è un carcere vecchio di secoli che dovrebbe diventare un museo, è il posto in cui è stato prigioniero Pertini, tutti i prigionieri, i condannati che sono stati portati alle fosse ardeatine, quindi dovrebbe diventare un museo, non dovrebbe più essere un carcere. Però lo dirige una donna che sta facendo un gran bel lavoro. Se vogliamo sentire... Sì, sentiamo se c'è qualcun altro che vuole... chiedere, fare un'osservazione. Magari qualcuno ha anche già letto il libro, non perché l'abbia comprato oggi, perché questo. Fammi una domanda tu magari. Allora, io a questo punto vorrei, come dire, riannodare il filo e tornare a quello che ho detto in apertura, perché, come dire, ipotizzavo che in fondo questo libro, come dire, entri nel vivo anche delle questioni che attanagliano il nostro tempo, no? La preoccupazione per il futuro, ma sia, come dire, in qualche modo il frutto dei due libri precedenti, sia in qualche modo generato da quei due libri e dal riconoscimento del protagonismo femminile nella storia, un riconoscimento spesso misconosciuto. Non c'è dubbio, infatti ti dicevo, le donne hanno avuto un grande ruolo sia nella Grande Guerra che nella Resistenza. E poi il libro è stato anche un po' l'occasione per riflettere sui rapporti tra uomo e donna. E quello è un argomento cui veramente ci vorrebbe un libro apposta ed è anche una cosa di cui mi imbarazza un po' parlare in pubblico, però nel libro si fanno anche delle considerazioni, ad esempio sull'amore, no? Io penso che nell'amore la donna sia più affidabile perché si affida completamente. La donna secondo me non distingue tra sesso e amore, mentre l'uomo invece tende a fare una distinzione netta che è una causa profonda di infelicità. E anche nel tradimento. Uomini e donne sono diverse. Secondo me, mentre l'uomo tende a tradire in modo compulsivo, cioè anche se è innamorato, si toglie lo sfizio. La donna, non è che le donne non tradiscano, ma tradiscono quando hanno un motivo, quando si sentono trascurate o quando vogliono prendersi una rivincita. Cioè, in questo la differenza è che, io penso davvero questo, che le donne siano più affidabili, ecco, non soltanto... nel tenere insieme la famiglia, ma anche appunto nei rapporti di coppia. Mi fermo perché è un argomento un po' imbarazzante da trattare in pubblico, però se vorrete vedere chi se ne parla. Io volevo chiederti al volo un'altra cosa, sì. Poi ci salutiamo. Viviamo, diciamo, un'epoca storica nella quale, come dire, la dimensione del futuro è molto problematica, siamo tutti molto schiacciati sul presente.
perché il presente ci presenta, scusate il gioco di parole, delle problematiche schiaccianti, perché anche le nuove forme di comunicazione tendono a, diciamo, rimuovere la profondità del tempo e a rendere tutto un eterno presente. Allora, leggendo il tuo libro, devo dire con grande trasporto, e non lo dico per piaggeria perché sei qua, mi è venuto, come dire, da pensare che forse la fiducia che nutriamo nei confronti delle donne, che non deve diventare poi una fregatura per le donne, è una forma di disimpegno per i maschi, e anche la fiducia appunto in chi comunque conserva, a partire dalla sua propensione alla cura, che è frutto anche della biologia, una visione verticale del tempo, un senso della profondità. Questo è un tema importantissimo che vorrei sviluppare nel prossimo libro, perché i cellulari stanno, la civiltà della rete, di cui il cellulare è simbolo, stanno distruggendo secoli di civiltà. Il teatro, la musica, l'opera, i libri, i giornali, persino il cinema, persino la televisione. Ormai tutto quanto viene fatto a pezzetti e gettato in aria come coriandoli. I ragazzi non vanno al cinema perché per loro un film che dura 2 ore dura un'eternità, infatti il cinema chiudono, perché sono troppo abituati al ritmo frammentato degli SMS, di WhatsApp o di YouTube, in cui il filmato dura al più pochi minuti. E quindi per loro la storia non esiste. La resistenza è come per noi le guerre puniche, è una cosa successa tanto tempo fa che non li interessa, non li riguarda. Pensate, mi sono trovato, dopo l'incontro che abbiamo fatto qua a Modena, sono stato a Cuneo, città medaglia d'oro della resistenza, davanti a 300 ragazzi dell'ultimo anno del liceo, che da lì a un mese avrebbero dato la maturità. E con ogni probabilità, erano i 70 anni della resistenza, ci sarebbe stato un tema sulla resistenza, e infatti è uscito, solo il 2% dei ragazzi lo ha fatto. E non so se qualcuno di voi c'era, si ricorda le letture che facevamo, e c'era ad esempio una lettura sulla suora del carcere di San Vittore, e con due testimonianze di due prigionieri dei fascisti a San Vittore che raccontavano che era veramente una santa perché aiutava i prigionieri, e uno era Indro Montanelli e l'altro era Mike Bongiorno. Perché nella resistenza ci sono degli insospettabili, sono ovviamente i comunisti, ma ci sono poi anche persone che apparentemente con la sinistra non c'entrano nulla. E allora ho provato, di fronte a dei volti ignari, ho provato a chiedere ai ragazzi: chi di voi sa chi era Indro Montanelli? Dopo un po' uno ha alzato la mano e ha detto: il fondatore del giornale, che tecnicamente è vero, riduttivo, ma è vero. Poi ho chiesto: chi di voi sa chi era Mike Bongiorno? Sulla risposta uno dice: un comico. Dico: no, forse un comico involontario, però non un comico. Un altro ha detto: un presentatore televisivo. Anche quello è riduttivo, però è vero, tecnicamente è vero. In realtà Mike Bongiorno è il vero fondatore della televisione italiana, però era un presentatore televisivo. Poi abbiamo parlato delle fosse ardeatine. Io ho chiesto, di fronte anche lì a volti, ma rispettosi, attenti, non è che smanettavano sul cellulare, no. Però non sapevano palesemente di cosa stavo parlando. Allora ho provato a chiedere: chi di voi sa cosa è successo alle fosse ardeatine? E neanche uno stavolta ha alzato la mano. E poi ho pensato: da quanto tempo è che io so cosa è successo alle fosse ardeatine? Ma da sempre, perché mio nonno, che non era uno storico, era un macellaio, mi raccontava per ore della sua giovinezza, grande e terribile, Hitler, Mussolini, Stalin e le fosse ardeatine. È una storia che si racconta in pochi secondi. Una bomba a Roma, 35 morti, 33 morti, ogni morto tedesco, poi erano altoatesini, 10 italiani, 335 prigionieri, 5 in più per sbaglio, uccisi con un colpo alla nuca nelle cave fuori Roma, sulla via Ardeatina, alle fosse Ardeatine. Non so, Mattarella, la prima cosa che fa, va alle fosse Ardeatine, ma nessuno di questi ragazzi era andato su Google a digitare fosse Ardeatine. La scuola non gliene aveva parlato, in famiglia non se n'era parlato, vedete, la colpa forse non è loro, è anche un po' nostra. È saltato il meccanismo di trasmissione della memoria. Ed è un meccanismo che secondo me noi dobbiamo assolutamente ripristinare. Altrimenti questi ragazzi penseranno di essere la prima generazione che deve affrontare disoccupazione, nuova miseria, difficoltà, mentre non è così. Mentre i nostri nonni, dicevamo prima, hanno fatto dei sacrifici che adesso non riusciamo neanche ad immaginare. Anche i ragazzi hanno delle difficoltà. Una delle principali è il fatto che non si trova lavoro, anche perché ormai qual è la banca che assume se possiamo fare il bonifico online? Qual è l'agenzia di assicurazione oggi che assume se tutto lo fai sulla rete? L'agenzia di viaggi, il biglietto lo faccio sul computer, l'agenzia immobiliare, la casa la visito su internet, non c'è più bisogno della gente che me lo fa vedere, e potremmo fare tantissimi esempi.
Quindi questo è sicuramente un grande problema. Però i ragazzi devono sapere che non sono la prima generazione che si è trovata ad affrontare delle difficoltà, che anzi i nostri nonni ne hanno superate anche di più terribili. E quindi io credo che mi conforta l'idea che ci siano donne che coltivano la memoria, che sanno quello che è successo. A Carpi, qualche mese fa, una donna mi ha raccontato che si è salvata la vita, lei e sua madre, perché c'era stato un rastrellamento tedesco e la madre si era messa, questa donna ha 70 anni, non a caso, 71 anni, la madre si era messa a urlare: non portatevi via perché io sto allatto mia figlia, e se mi portate via, se mi mettete al muro, mia figlia da sola non ha altri, morirà di fame. I tedeschi l'hanno spogliata, l'hanno strizzato il seno, hanno visto che usciva il latte e hanno detto: dice la verità, mandatela a casa dalla figlia. Pensate che episodio terribile, nessuno lo conosceva, ma terribile e grandioso, perché una mancanza di rispetto assoluta, denudare una donna in pubblico, strizzarle il seno, ma nella mentalità del tedesco era un modo per verificare se aveva detto il vero o no, e siccome aveva detto il vero meritava di sopravvivere, e questa ragazza mi diceva, questa signora di 71 anni mi diceva: grazie a questo io sono viva. Vedete che tesoro, poi questa è una terra in cui è passata la storia, la vera capitale della resistenza, e quindi insomma, che tesoro di memoria, di sapere, di tradizione, di esperienza conservano le vostre donne. Quindi per me è stato davvero un privilegio potervi di nuovo incontrare, vi aspetto di là per conversare uno ad uno, e davvero grazie per la vostra accoglienza.